questo nuovissimissimo video di Jurassic World Evolution. Oggi vi mostrerò i miei amati dinosauri 01 Acrocanthosaurus, Cretaceo inferiore, mamma mia, alto, beh, non tanti metri, un po' bassino, però lui se ne sbatte di tutti i dinosauri che gli vengono addosso. Sapete perché? Perché lui è croccante, è Acrocanthosaurus. Lunghezza 12 metri, più di 6 tonnellate, altezza 4,8 metri. Non è neanche tanto alto, ma neanche bassino, Cioè, mio caro, che nella vita reale è anche sbagliata la sua texture, perché i dinosauri erano pennuti. Immaginatevi dei polli giganti che inseguivano animali. Vabbè, strano, ma vero. Come vedete anche dei bellissimi denti marroni. Mamma mia, quanta Nutella che mangi. Non ti lavi mai i denti. Poi ti chiedi perché devi andare dal dentista. Mio caro. 02 Albertosauro. Cretaceo inferiore, anche lui. E anche lui se ne sbatte, quindi non ne frega niente. E lui è bassino, molto bassino, però comunque non vi dico se ne trovate uno di accarezzarlo, perché non è buono, ve l'assicuro che è molto cattivo. Lunghezza 9,5 metri, altezza 3,3 metri, peso 4 tonnellate. Mamma mia, quanto mangi, mio caro, cavoli. E tu però la gente non ti viene tanto addosso, perché lui è allosauro, un dinosauro molto aggressivo, basso anche lui però. Allosauro giurassico superiore. Sì, è proprio un bel dinosauro, molto carino come estetica, però anche lui pennuto. Sì. Lunghezza di metri 12,1, altezza 3,8 e peso 2 tonnellate e 300 kg. Mamma mia, anche te mangi, però un po' meno dell'Albertosauro. Ok, 04. Tu chi eri? Vabbè, che sembra che ti hanno attaccato un pettine al collo. Ah, Amargasaurus, Cretaceo inferiore, marrone. A te sembra che sul collo ti hanno messo un pettine, ma non importa, non sono qui per insultarti. Ti dico che sei molto carino, sei molto puccioso e sei anche piccolo. Però secondo me quando ti dico una collo, lunghezza 9,5 metri, altezza 2,7, peso 2 tonnellate 900 kg. Sì, un bel dinosauro e cacciato da tutti più o meno. 05, ovvero il quinto dinosauro, Ankylosauro. Ankylosauro, appunto, Cretaceo superiore, detto da me carro armato su quattro zampe ambulante. Sì, quando ti tira una di quelle mazzate, ti fai un viaggio in aereo perché voli, però arrivi senza denti. Lunghezza 9,6 metri, altezza 3,6 metri, peso 8 tonnellate. Mamma mia, tizio, te proprio esagerato adesso, la classifica dei dinosauri che pesano di più. Mamma mia, mio carro armato ambulante, cavoli, sta attento, mi raccomando, difenditi con quella coda, non sprecarla, mi raccomando, capitano. Ok, sesto dinosauro, e qui che abbiamo, non mi ricordo, Apatosauro. Mia cara giraffa preistorica, Apatosauro giurassico superiore. Sì, è una giraffa ambulante, vabbè, come tutte le altre, però è preistorica, è molto più pesante. E questa però i leoni fanno fatica, Lunghezza 27 metri, altezza 6 metri, peso 20.000 kg, ovvero 20 tonnellate, marrone, te sì che hai superato la classifica. Vabbè, questo non c'era da aspettarselo. Mio caro, mia cara giraffa preistorica. Sì. Sta attento, perché lì ci sono dei dinosauri molto cattivi là dietro, Settimo dinosauro, Archaentomimus, Archaerontortimimus, Cretaceo superiore. Lasciate perdere il nome, ve lo leggete voi in pausa. Allora, lunghezza 3,3 metri, altezza 2,2 metri, peso 50 kg. Marone, io ti posso alzare in braccio e dico, ho alzato uno struttio mimu, no, un arcaento, avete capito. In ogni caso, sono molto veloci. Vabbè, 08, ovvero ottavo dinosauro, Baryonyx. Cretaceo inferiore. In pratica, ecco, anche lui lo dice, un coccodrillo su due zampe. Un coccodrillo su due zampe. Ecco la spiegazione. Lunghezza 9,3 metri, altezza 2,6, peso 1 tonnellata e 700 kg.
Beh, cavoli, te non hai superato, te sei magrissimo, sei bassissimo e sei lunghissimo, però. Ammettiamolo. Nono dinosauro. Il brachiosauro. Giraffa extra extra super più alta. Anche lei ambulante come tutte le altre. Eh sì, è un brachiosauro giurassico superiore. Anche te sei superiore a tutti gli altri dinosauri col collo. Di il tuo ruggito. Già che ci siamo. Va bene, mia cara giraffa ambulante. Allora, sei molto pesante. Davvero, sta attento col dinosauro, tu che hai 21 metri di lunghezza, 12 metri di altezza, 56 tonnellate. Mamma mia, te la prova a costume e te ne vai via. Fuori. Marone, quanto pesi te, che sei esagerato, cioè, proprio. Vabbè, te hai esagerato, del tutto hai esagerato. Cioè, per carità, sei bello grosso, ma hai esagerato quel peso. Decimo dinosauro. Carnotaur. Un dinosauro cornuto e un toro preistorico. Un toro cretaceo superiore, come vedete. Ed è molto basso, ammetto, non è proprio come me l'aspettavo. Lunghezza 10,4 metri, altezza 2,9. Il peso, vabbè, l'avete visto voi. Va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivedremo in una prossima puntata.